casa di amici, il salotto di Radio Roma. Continuiamo a fare il nostro viaggio in Umbria, un territorio meraviglioso, e lo facciamo come sempre con il nostro Luca Morelli. Buongiorno Luca, buongiorno. Buongiorno a tutti. Luca, si mangia bene lì, eh? Si mangia e si beve bene lì, ne so qualcosa. È vero, abbiamo molte eccellenze nel territorio da degustare e siete sempre benvenuti, anche perché diciamo il tutto è armonioso, perché abbiamo una grande tradizione, una grande civiltà dell'accoglienza. È vero, è vero. Abbiamo già prenotato i biglietti del treno. posso confermare, io avrò una serata lì la prima settimana di dicembre, e sarò felice di tornare a Orvieto da quelle parti, quindi sarò vicino dalle due parti. Ecco, noi invece parliamo grazie, di Umbiona. Grazie, tra l'altro è anche comodo. Da Roma a Orvieto è comodissima, scusa che vi ho interrotto. Noi ci facciamo sentire quando si tratta di mangiare. Ecco. Noi siamo i primi. E poi ovviamente avremo il piacere di conoscere finalmente Luca di persona. Allora, oggi, come dicevo nell'introduzione, continueremo questo viaggio meraviglioso in Umbria, a Gubbio. Abbiamo conosciuto da qualche puntata questa struttura bellissima che è Dimora Morelli. Oggi parliamo di un concetto nuovo di ospitalità, parliamo di evoluzione e molto altro. Ovviamente lo facciamo con il nostro Luca. E intanto, Luca, vorrei iniziare con questa grande evoluzione, no? Quindi Morelli Universe. Qual è la tua visione e che cos'è? Allora, l'idea nasce proprio da una visione imprenditoriale a 360 gradi, di non limitarsi esclusivamente a fare, insomma, a rendere eccellente l'esistente attraverso un buon materasso, un'organizzazione ottima degli spazi, un design anche che vada incontro un po' ai bisogni del cliente, e una fantastica colazione, ma proprio essere fortemente proiettati verso il futuro, cercando di accompagnare il turista nel suo viaggio in Umbria attraverso tutta una serie di servizi, opportunità ed esperienze emozionanti. Quindi non solo la classica degustazione in cantina, che è importante e, come abbiamo visto, è una cosa che ha un grande appeal, no? Però anche andare verso un qualcosa di più culturale e permettere al viaggiatore di raccontarsi attraverso le sue esperienze, attraverso le sue emozioni, attraverso il blog che stiamo lanciando e che poi diventerà letteratura esperienziale. Quindi nasceranno libri che racconteranno ai nostri potenziali viaggiatori l'esperienza dei viaggiatori che già hanno vissuto vissuto appunto le loro emozioni, no? Sì, esatto. Allora, senti, io sono sempre molto curiosa, quindi cercavo sul sito web qualche curiosità e sono andata sul sito web di Morelli Universe. Ho scoperto questa espressione meravigliosa che abbiamo già citato prima ed è molto molto significativa. Scusate, abbiamo citato in relazione chiaramente al concetto di Morelli Universe. Formazione e improvement. Cosa intendiamo? Cosa possiamo dire ai nostri amici in relazione a questo? Allora, in relazione a questo, noi possiamo, diciamo, vogliamo avviare una nuova linea di attività che abbia l'obiettivo di formare dei viaggiatori che abbiano anche come sogno nel cassetto quello di avviare la propria struttura extraalberghiera, che può essere una casa vacanza, un B&B, una casa per appartamenti. Questo perché vogliamo, in maniera molto tranquilla, molto modesta, riportare la nostra esperienza imprenditoriale e trasferire un know-how ad altri potenziali imprenditori che vogliano intraprendere lo stesso percorso che abbiamo intrapreso noi, attraverso un trasferimento di esperienze che nascono sul campo, quindi che sono state veramente vissute attraverso, diciamo, la pratica quotidiana,
ed evitare che commettano gli stessi errori che abbiamo commesso noi, magari cercando di guidarli nel loro business, perché ci sono tantissimi aspetti che vanno presi in considerazione, a quelli edilizi, a quelli fiscali, allo sviluppo strategico, come costruire un business plan, qual è la struttura dei costi di un'attività extra alberghiera. Proprio ieri è arrivata una ragazza... di insegnare loro anche questo mestiere, sì, no? Che tu hai potuto apprendere, sì, in seguito a grandi esperienze, e quindi lo vuoi anche trasferire, una vera e propria formazione, se vogliamo. Sì, 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 proprio veramente un qualcosa che aiuta, insomma, come sappiamo, insomma, la mia vocazione, no? Protesa verso la possibilità di guidare gli altri, di aiutarli, è sempre presente, anche per il background culturale, no, che mi appartiene, no, come sappiamo quanto insomma, so, anche la vocazione, no, solidale, no, che c'è nell'aiuto verso il prossimo, e io voglio fare questa insomma, trasferire queste esperienze ai nostri viaggiatori. Anche ieri posso testimoniare che dalla Sicilia è arrivata una turista e ha questo sogno nel cassetto di trasformare la sua villa in riva al mare a Marsala, a 150 metri dal mare, in un'attività extra alberghiera. Io mi sono subito proposto e ho lasciato il biglietto da visita per poter guidarla in questa operazione, insomma. Benissimo, benissimo. Luca, senti, per concludere lanciamo questo aspetto, curiosità, scoprire nuovi orizzonti, nuovi progetti, diciamo che andiamo un po' a ripetere quello che è stato il concetto di cui, sì, tu hai parlato sia dalla prima puntata, ovvero lo sguardo verso il futuro, quindi questo, sì, nuovo concetto di ospitalità con il quale abbiamo aperto, no? Sì, esatto, esatto, quindi una visione, diciamo, diversa, che vada un po' oltre l'esistente, quindi non limitarsi solo a migliorare l'esistente rendendolo sempre più tecnologico, più confortevole, più all'avanguardia, ma anche cercare di fare sistemi, cioè di proporsi come un imprenditore che non fa solo ospitalità, ma promuove anche il territorio attraverso una costellazione di servizi, opportunità di proposte per i nostri viaggiatori, quindi dalla degustazione di cibo, di vini, la possibilità di fare rafting, la possibilità di fare itinerari a cavallo, tutta una serie di questo ne parleremo la prossima puntata, quindi non spoileriamo troppo, diamo un alla prossima, esatto, puntata, va bene Luca? Esatto, grazie mille, grazie. A casa di amici, il salotto di Radio Roma.